Intervista oggi con i due portieri, tra l'altro ex compagni di squadra al Green Tower in Serie B, Emanuele Lorenzetti del Comano Fiavé e Daniele Dorigatti dell'HDI. Emanuele, allora, partita che vi ha visto uscire sconfitti, anche se ovviamente non sono le partite in cui dovete cercare i vostri punti salvezza questi. Insomma, sicuramente l'HDI è una squadra che ha meritato di vincere stasera e io spero per loro vincano anche il campionato. Non voglio tirargliela, però hanno giocato bene stasera, noi ci abbiamo provato, purtroppo non è andata bene. Comunque, come dici tu, non sono queste le partite in cui dobbiamo fare i punti per salvarci. Una rincorsa comunque importante, avete preso già una squadra che vi stava davanti e quindi insomma la classifica è un po' più tranquilla, anche se non del tutto, rispetto magari a qualche settimana fa. Sì, insomma, non molliamo, ci proviamo fino alla fine. Adesso abbiamo un paio di partite difficili, la prossima andiamo a Merano. Proviamo a fermarla, proviamo a prendere dei punti, sicuramente dopo dovremo vincere le due partite che vengono dopo, l'Aives e SCJ, e dopo vedere un po' com'è la classifica. Daniele Dorigatti, nonostante così la partita sulla carta facile, sei stato impegnato e hai risposto bene. Sì, è andata bene, qua non è mai facile far punti perché è un campo piccolo, poi loro sono una squadra tosta che qua danno l'anima e qua costruiscono solitamente le loro salvezze. Ti dico la verità, se mi avessi detto di prendere solamente due gol in questa partita avrei fatto la firma, così è andata, sono contento. Spero comunque che anche gli amici di Comano si salvino perché se lo meritano, se giocano con l'intensità di stasera ce la fanno sicuramente. Adesso inizia un febbraio con un calendario insomma niente male, prossime quattro partite. Sì, abbiamo la prossima con Lago di Cei, poi andiamo a Bolzano col Pool, a Tavernaro e poi c'è il match col Bughi. Non è facile, abbiamo altre 13 finali e per vincere il campionato dobbiamo vincerle tutte, così siamo sicuri. Per concludere, il pregio e il difetto del tuo collega, poi faccio anche la domanda a lui. Allora, il pregio è che mi ospita ogni tanto a far qualche serata con figlio. Il difetto è che è chiacchierone. Manuele? Allora, il pregio è che è un bravo portiere, bisogna dirlo, un bravo portiere. Il difetto è con uno scroccone, continua a venire su e rompere le balle, io non ce la faccio più. Adottatelo, prego.